Visto che è il primo anno che vengono fatti i giochi del Veneto invernale, la risposta da parte, cioè quindi lo chiedo proprio alle federazioni, delle società, quando avete proposto questa manifestazione, qual è stata la partecipazione? Perché i numeri, da quello che dicono i giornali, sono molto alti. Che risposta avete avuto? Da parte delle nostre società è stata entusiastica, veramente, perché questo corona la stagione, praticamente siamo a fine stagione e quindi questi tre giorni corona l'attività di tutta la stagione. Molto molto entusiasti, tant'è vero che abbiamo 8 società che partecipano con altrettante squadre. Ci dai qualche numero in più, cioè com'è un po' strutturata la vostra federazione? Indicativamente quante società, le discipline che segue la federazione? Noi abbiamo a livello nazionale abbiamo 5 discipline. L'hockey, il pattinaggio artistico, che si divide a sua volta in tre specialità, che è il pattinaggio artistico, la danza e il sincronizzato, che sta prendendo molto piede, è quello a squadre per intenderci. Sì. Poi abbiamo il pattinaggio di velocità, che a sua volta si divide in due specialità, la velocità, la pista lunga, quella di Fabris, e lo short track, che ci ha portato le medaglie. Abbiamo messo la medaglia, la nostra squadra. La Fontana, sì, veramente. Abbiamo avuto un atleta in particolare che si è distinta con varie medaglie, è una delle atlete che nelle Olimpiadi ha avuto più medaglie. Sì, la Fontana, sì, è da ricordare la medaglia della Carolina Costner, che finalmente è riuscita a guantare la medaglia olimpica, che l'ha sempre mancata. Ma avremo qualcuno di questi atlete testimonial per caso in questa occasione? Riuscite a far venire qualcuno? Purtroppo no, perché sono impegnate. Sono ancora in gara? Sì, ci sono i mondiali, quindi sono in giro per il mondo. E a livello poi invece anche di locale, quindi le province, le strutture anche, avete avuto una risposta? C'è stato qualcuno che magari... No, no, ben, Alleghe per noi, che... Alleghe è sempre un porto sicuro per fare questo tipo di manifestazioni, visto che si doveva combinare con Falcade o comunque con zone limitrofe. L'unica cosa che io spero che le prossime Olimpiadi, ho già parlato con Flaviano, possano essere per tutte le nostre specialità e quindi allargarci a Cortina, facendo magari il pattinaggio artistico e la velocità a pieve di Cadore, lo short track, perché loro che hanno ci sono le piste là, dove si può fare, sì. Anche Asiago si può fare, anche qualcosa, Asiago. Però bisogna spostare il tutto troppo, di là. Asiago per noi invece ogni anno praticamente ha un campionato mondiale, anche quest'anno adesso ad aprile ci sarà il mondiale di hockey femminile, perché Asiago, come diceva giustamente Bortoluzzi, sono molto bene organizzati, sono bravissimi ad organizzare, quindi anche quest'anno porteranno il campionato mondiale femminile. Roberto, il movimento dello sci club, sì, beh, discipline che segue la Federazione. Nel Veneto sono circa 300 gli sci club, i tesserati agonisti sono circa 12.000. E questi sono, questi sono un po' i numeri. Le discipline sono 14, di cui 9 olimpiche, più o meno se non vado errato. E la fa da padrone lo sci alpino in tutte le sue discipline, cioè le discipline tecniche e quelle veloci. Noi come comitato seguiamo quasi tutte le discipline. Adesso per la maggiore va lo sci alpinismo, che è una disciplina sportiva, sì, è stata diciamo codificata come disciplina sportiva, sì, è una disciplina degli che se va anche sport in salita, invernali, insomma, non ancora non riconosciuta come disciplina olimpica, insomma. Parlavamo anche dell'orientering, perché c'è lo sci da fondo. È sempre la federazione FISO? Sì, la FISO. Cioè con Gazzero, con Mauro, esatto, l'amico sì. Mauro. Facciamo un saluto a Mauro Gazzero, presidente nazionale della FISO Sport Orientering. In due occasioni sarà sperimentale, perché al termine dei giochi studenteschi con il fondo verranno messe delle lanterne in posizioni strategiche, dovranno trovarle, fotografarle e rientrare al traguardo. Nell'alpino metteremo delle lanterne a certi luoghi di Passo San Pellegrino
insomma, devono nel comprensorio, devo trovarle e fotografarle. Allora, quindi sono un'attività promozionale all'interno di un contenitore che comunque è competitivo per i ragazzi. Quindi anche loro la possono provare. Certo. Tutti, anche noi. Anche noi potrei. Ma io questo sabato mi dispiace per il convegno perché l'avrei seguito volentieri. Ma tu ormai sei un intellettuale. Cioè, ma infatti per quello ho detto, il convegno l'avrei seguito volentieri, però vado a vedere Italia-Inghilterra, quindi... Calcio ballilla. Rugby. Allora, finché prepariamo i due nostri atleti, allora, finché tu prepari, Luca ci spiega qualcosa. Io volevo far conoscere anche un'altra ragazzina, se viene qui e prende il microfono, vediamo che non sbaglio, che è Troncon Benedetta dello Sci Club Padova, perché adesso ci spiegherà lei non fa solo sci, non fa solo discesa, ha il microfono, Benedetta. La microfono, Benedetta. Lei gareggia anche con il plebiscito. Benedetta, è vero che tu gareggi anche con il plebiscito, perché fai cosa oltre allo sci? Artistico sul ghiaccio? Sì. E quale ti piace di più delle due? Poi ne sceglierai una, forse, o le porti avanti tutte e due? Adesso, quale ti piace di più? Tutte e due, va bene. Allora, un applauso, Benedetta, che è impegnata in questa duplice di brava, Benedetta. Allora, i due Timothy e Cristiana. Porta di Lorenzo. E allora Luca, tu devi star fermo perché hai il microfono, non puoi muoverti, ma allora raccontaci un po' come avviene una partita di hockey. L'arbitro fischia, voi cominciate. Sì. Come funziona? Facci vedere, intanto vediamo loro senza tirare piano, troppo piano, forte. Perché abbiamo tutti in moto. Piano, c'è già la regia che sono tutti in punta di piedi. Allora, cosa succede? Si parte, come funziona l'azione? È molto veloce, giusto? Sì. Allora... L'arbitro fischia, il centrocampista passa la palla indietro. Disco. Tu dici la palla, ma è il disco? Sì, è il disco. Passa il disco all'indietro e il difensore, le ali partono in attacco. Abbiamo immagini anche, oltre a quelle dello studio, magari ci aiutano anche ci di fanno più. Delle immagini, ma ci dai quanti siete anche in squadra quando giocate, 5. Anche perché siamo vicini alla chiusura, quindi dobbiamo cercare di stringere. Abbiamo anche un'altra intervista importante da far vedere. Beh, in partita siamo in 5. E in panchina quante riserve avete? Perché non lo so, non lo conosco molto l'hockey. 2, 3. Dipende, una panchina corta o lunga, se dici. Sono tre linee. Ecco, insomma, allora partite, viene data indietro il disco, poi devono cercare... Risalgono, si va di solito, è meglio andare dalle parti, cioè verso le balaustre, verso o in mezzo? Verso le balaustre, perché in mezzo non riesci per tanto a scartare. E quindi poi chi c'è? Un attaccante che va, ci sono i ruoli per esempio, c'è chi è attaccante, chi è difensore? Sì. È come nell'hockey in line, quindi fate i gruppi, due difensori cambiano eccetera, oppure è diverso? Sì, però l'hockey in line è molto più diverso, perché non esiste la frenata. E poi c'ha cioè non hanno i freni? Voi non avete i freni? No. Chi è che non ha i freni? L'hockey line. Non ha i freni, voi sì li avete però. Sì. Vi mettete di traverso come una cristiana, si può dire maestro, cristiana a volte, ai miei tempi si era cristiana. E poi loro hanno anche le linee di diversi colori. Ah beh, allora è sostanziale. Facciamo accomodare prima che facciano danni. Va bene, basta, un applauso. Allora, vogliamo arrivare giusti con i tempi, abbiamo bellissima intervista. La mandiamo allora, subito salutiamo prima. Grazie a voi, perché soprattutto a voi tutti, ma in particolare i nostri amici che vengono da Belluno. Dove sei Nadia? Di Belluno. Roberto anche, quindi insomma avete un po' di strada, ne avete ancora un po', noi siamo in un grande in bocca al lupo anche per questo fine settimana. Quindi buon lavoro, grazie. Soprattutto un augurio a tutti, divertitevi. Grazie. Aspetta, Luca. Dovrebbe essere anche bello, quindi a maggior ragione dovrebbe il tempo dalla nostra parte. Sì. Luca vuole dire una cosa, attenzione, prego. Ciao nonna. Saluto anche i genitori. Le nonne che abbiamo in studio e che abbiamo tenuto come compagnia importante per loro, per un bel ricordo di questa nostra puntata dedicata agli sport invernali. In chiusura, Flaviano? Un augurio di divertimento, buon divertimento a tutti voi, siate partecipi, a tutti verrà dato un bel retino ricordo, va bene,
e divertiamoci. Dovremmo avere su Giorgio al fine fare immagini, quindi probabilmente avremo la settimana prossima magari facciamo vedere qualcosa. Pallacanestro di basket, abbiamo uno studio grande, chissà se riusciamo a far fare un paio di canestri. Però ma come insomma, mi il direttore ha già detto arrangiati con la regia ha detto vabbè, vedremo forse. Grazie regia che ci segui sempre. Noi chiudiamo qua, con un servizio con un servizio che abbiamo registrato più o meno circa 20 giorni fa a Roma, a Roberto Camarelle, e olimpionico che era andata via, telefonato, quindi era lì con Roberto Camarelle. Bene, adesso vediamo questa immagine, ci parlerà un attimino proprio velocemente della box e anche della box nel Veneto, poi chissà che avremo occasione anche di averlo qui in studio magari quando parleremo di box. Bene, grazie a tutti, chiudiamo qui la puntata. Ciao Roberto, Roberto Camarelle, bronzo ai mondiali l'anno scorso. Cosa ti trovo non su un ring ma in aula, mi dici perché, poi mi parli un po' del, in questo momento cosa stai facendo anche a livello professionale e sportivo. Ciao a tutti, sono qui all'Acqua Cedosa, alla scuola dello sport del CONI a Roma per un corso di manager sportivo, perché sto guardando al futuro cosa voglio fare da grande. Ancora un po' di attività mi è rimasta da fare perché sono cambiati i regolamenti, posso combattere fino a 40 anni, ovviamente non lo farò fino a quell'età, ma sono certo di poter continuare ancora la mia attività agonistica, ma nel frattempo mi formo anche per quella carriera che avverrà dopo la fine dell'attività. Quindi avremo ancora l'occasione di vederti su qualche ring? Sicuramente sì, adesso non posso fare proclami perché è ancora lunga la strada, ma sicuramente ritornerò a calcare i ring e quindi quelli più importanti. Una domanda, cosa pensi della box nel Veneto e Padova e comunque com'è il movimento nel Veneto rispetto all'Italia e alle altre regioni? Ma il settore pugilato nella regione Veneto è un settore abbastanza buono, fiorente, avete un campione italiano degli assoluti, una diciamo seconda scelta, non il titolarissimo, ma la seconda scelta della nazionale in prospettiva olimpica, ma tutto il movimento in generale è cresciuto molto, avete investito bene nel settore giovanili e i ragazzi si stanno iniziando a far notare anche dalla nazionale. Stai facendo anche programmi a livello di sociale? Sì, diciamo che sono impegnato in diverse mie cosette, sia a livello personale nel sociale che a livello federale. Sono diciamo l'uomo immagine di Sport Senza Frontiere, una associazione che cerca di dare sport a quei ragazzi che non possono permetterselo perché hanno delle situazioni familiari difficili. Faccio parte dell'associazione dell'Istituto Serafico di Assisi, che è un centro dove le difficoltà e le diversità vengono affrontate quotidianamente e hanno bisogno di una mano da parte di tutti. E altre iniziative come l'osservatorio del bullismo e doping, che spesso mi vede protagonista nelle scuole a parlare con i ragazzi. Bene Roberto, noi ti salutiamo, ti aspettiamo nel Veneto, la trasmissione anche del CONI Veneto, se passerai per Padova, perché ogni tanto so che vieni a trovare i tuoi colleghi, e buon studio e buon allenamento. Ciao. Grazie.